Ma buon pomeriggio, cari amici, amiche. Come la va? Allora, come la va? Che bello, eh? Ci ritroviamo ancora qua. Rido perché sta ridendo. C'è qualcuno qua che ride sotto i baffi, sotto il pizzetto, Vabbè, eh? Se la spassa, ma lui? devi dare un buon pomeriggio da buona presentatrice, te ti metti subito a ridere. Ma guarda, io dico, ma Io sono così. mi vuoi dare ascolto? Mi volete, sono così. Ma certo che ti vogliamo e ti teniamo così come sei, però è bello anche che questo pomeriggio diventi l'appuntamento con Cocò, oltre che con l'Imasciola, perché io ci sono tutte le mattine, Vabbè, ma io sono qua, ecco, potrei anche abbandonarti, lasciarti lo Che scettro cavolo stai e dicendo, Willy? andiamo indietro Eh con sì, te lo mamma ricordi? mia. Era una serie TV, no? Esatto, Willis, Willis. Willis. Buon pomeriggio cari amici, benvenuti sulla nostra pagina Facebook Nima Radio TV, ma anche sul nostro sito www.nimaradiotv.it. La nostra Cocò oggi ha preparato delle chicche. Eh sì, sempre sulle No. donne, sempre sulle nostre care Non donne. delle checche, no, No. delle chicche ha preparato e tirerà fuori dal suo cilindro chissà quali Sì, notizie. delle donne che meritano l'attenzione comunque del Bene, va bene. passato, del presente e delle E curiosità. del futuro, cioè perché tu prevedi anche il futuro, cosa dici? Intanto. Magari riuscissi a prevedere il E futuro. con le mani, ciao ciao, mi è rimasta questa Ho canzone da sentito oggi. Eh sì, stamattina, chi perché l'ha il fatta? nostro Daniele si è cimentato in questa canzone della rappresentante di lista e ha Salutiamo cantato. Daniele. Ciao Dani, Ciao ciao. Daniele. Dacu Live, Dacu Live. Pensavo fosse una Non è una parolaccia. parolaccia, no? Infatti non suonava tanto bene, dopo ho modificato la slide, ho messo Daniele Cusumano Live, Sì, è perché Dacu meglio. Live. Perché che moscerino. No, ma ragazzi, abbiate pazienza, ma è così, qua è niente. Guarda che ti ho preparato delle immagini niente male da Sì? apportare come contributo a Sì. ciò che tu dirai su queste su Bene, abbiamo questi anche le diapositive. certo. Una è Fantastico. qua. Risale a 90 anni fa Papà, perché guarda, non ho la scarpa da togliermi, ho lo stivale che è più ci sono pesante. tanti amici già collegati e stanno già scrivendo dei messaggi. Dai, li leggiamo. No, tra poco, anche perché come Spegne potete subito il mio vedere è entusiasmo. sempre pronta la mia postazione, tac, al Tac. piano bar Ci delizi anche del oggi? Nima Show. Ma sì, adesso non ho capito che cosa ho preparato, non mi ricordo più, Va comunque bene. qualcosa faremo, qualcosa Intanto, faremo. voi mettete su un tè che ce lo prendiamo insieme, eh? Noi prepariamo i biscottini e Guarda loro il che tè, così ci mettiamo lì. ce n'era un'altra che diceva il caffeuccio, Ah il sì? E caffeuccio chi era? era Barbara D'Urso, Ma lei mi praticamente copia sempre. Ma lei mi copia E te prova a sempre. dire teuccio, teuccio, teuccio. Dai, Teuccio. andiamo col nostro Maiuccio che ci fa ascoltare la sua fisarmonica e arriva con Oasi. Bene, bene, Vamola! vai, Anzi, vai. a te l'onore di presentarlo, vai. Signori e signori, è con grande gioia che vi annuncio il video del nostro caro Maio. Molto bene, andiamo. Ma dove l'hai mandato il nostro maietto? Ho visto che ci sono le dune, le palme, ma dov'è? In un'oasi. Al In maietto, un'oasi del deserto. oggi ho visto un reportage Oui. da un TG dove si lamentavano che a Venezia non c'è più l'acqua, È il sono Sugar Esa Canal. su Gal È il Canal, infatti Sugar si Canal. stavano lamentando perché c'è questo problema. Abbiamo una telefonata in diretta da Roma. Da Roma, no, questo è sul personale, non mi interessa, perché sicuramente sarà uno di quei call center. Una volta mi ha chiamato una signora Ascoltiamo. dell'est. Sì. Signor Nicola, ha detto così, signor Nicola, io vorrei fare qualcosa per lei. Oh, mamma mia, Grazie, che bello. pericoloso, eh? Ma cosa intende? Conosci già il trading online? Il trading online? Ho Ah, detto, guardi, ok. non ne voglio sapere io, perché già
si parla di investimenti. Non sto lavorando da 2 anni, figuriamoci se ho qualcosa da investire. A investire, mi fa. E allora ho la soluzione proprio giusta per lei, che può stare sul divano e lavorare con il telefonino e con il computer. E gli ho detto, guardi, la soluzione gliela do io. Le mando l'IBAN della banca, sì, e mi poi fa un bonifico. Ah, così io sul divano meglio di così. Meglio di ha così. Messo giù subito, scommetto. Dai, partiamo con le notizie curiose. Che ma cosa, sì, dai. Che cosa bolle in pentola, sono curioso. Dai. Allora, tocca a te. Allora, questa è proprio una cosa carina. State ad ascoltare. Bene. Il titolo è Se vuoi davvero, quindi teniamo a mente questa parolina, questa frasetta. Fantastico, se vuoi davvero, perché tutto si può fare, anche far cadere la carpetta. Beh, come sempre. E quindi, allora, lei dice, se vuoi davvero fare qualcosa, c'è sempre tempo. Lei è Nora Ronai. Oggi, abbiamo anche la diapositiva. Ecco, guarda. Oggi ha 98 anni, no, ma guardate che nonnina. Esatto. Ha battuto 2 record del mondo quando ne aveva 93, ragazzi. Wow. Nora è diventata professionista del nuoto a quasi 70 anni, quindi fai ancora in tempo tu, Nicola. Sì, ho ancora un po'. Scusa, ma ce l'hai con me oggi? No, ma ci sei con me? Interagiamo. Stai calma. Nora è diventata professionista del nuoto, dicevo, a quasi 70 anni, per questo la BBC l'ha inserita nella lista delle donne da seguire come esempio e ispirazione. Fra le 100 più influenti al mondo. Nuotare per me è come arrivare in una splendida spiaggia assolata e rilassarmi. La piscina non mi dà sollievo fisico, ma emozionale. E io la capisco perché veramente, Nicola, è così anche per me. Sì, davvero? Sì, mi ha aiutato a superare moltissime situazioni difficili, è diventata madre ed è stata donna di casa come imponevano le regole, ha fatto l'architetta, ha insegnato all'università, poi è arrivato il momento di realizzare questo suo desiderio. Lei sentiva, Nicola, l'esigenza di nuotare e facendolo appunto è diventata poi anche involontariamente un'ispirazione per tante donne. Allora, brava Nora, io ti faccio un bel applauso. La diapositiva, perché comunque guarda che fisico, è ragazzi, fantastica. Per avere 90 anni. Vedi? Niente male, eh? Vedi che ti basta volere. La staffetta sì. Con te, sì. Quando è che vi cambiate il testimone? Che bello, guarda. Ah, ma io davvero, io, sai cosa c'è? Io vorrei lo so, davvero continuare. Io lo so che lo sport fa bene, sia esternamente che anche interiormente, però è la voglia che bisogna ma provare. Guarda, bisogna superare questo step, no? Perché esatto. Tutti lo ricordo, perché quando andavo a camminare tutti i giorni ne sentivo la necessità. Bravo, dopo diventa quasi una, esatto, una tra virgolette, esatto, droga buona, nel senso, esatto, che diventa proprio una, io però, una necessità. Sai cosa mi succede a me, Cocò? Cosa ti che succede? Nella passeggiata mi annoio, nel senso che comunque vado in una ciclabile, vado per le vie, nei campi, così giusto per camminare, e no, io vorrei, che ne so, un pit stop con un bar da fermarmi a fare del chiacchiere, e poi vai avanti. Ma e le cuffiette, metti la musica, è capito, già quello. Ma dai, non è la stessa cosa. A proposito di amici, andiamo a leggere i messaggi. Certo. Dai, che ci sono, perché così mi forchiamo gli occhiali. Io mi trasferisco al piano bar. Ah, ecco, dai. Allora, intanto che tu ti accomodi alla stazione musicale. Devo andare alla stazione. Alla stazione musicale, io leggo qualche messaggio. A te la parola. Allora, abbiamo il nostro caro amico e vicepresidente Luca Vitali che apre la nostra chat in diretta con questo bellissimo messaggio. Ogni mercoledì che vi vedo ho nel mio cuore tanta allegria. Ma a noi ci fa tanto piacere, un bacione Luca, perché l'obiettivo nostro, vero Nicola, è quello proprio di dare allegria. E poi abbiamo Ines Perotti che dice, ciao Nicola, ci siamo, oggi mi fai proprio compagnia, sto stirando in allegria, oggi una bella canzone di Federica, ciao a tutti, bene, bene, stira bene, mi raccomando, hai delle camicie con i colletti, sono terribili le maniche, mamma mia, vabbè. Roberta Bertinelli, ciao cara, buon pomeriggio, ben ritrovati amici carissimi, vi vogliamo un mondo di bene, Roby e Riccardo, mua! Noi vi mandiamo un bacio. Vania Tucci che dice ciao da Prato, Toscana, si può sentire Federica Cocco.
Poi abbiamo Perla Grigio che dice: ciao carissimi, ormai se non ci siete mancate. Beh, questa è una bellissima notizia, no? Vuol dire che... Certo, certo. Io mi sto anche noi creiamo un po' di dipendenza, allora, come il nuoto, come lo sport. Esatto, esatto. E sta aspettando la versione della meravigliosa canzone di Irama, dice. È tanto che io vorrei farla, effettivamente. La devi preparare. La devo preparare. Sono qui, cari amici, sono qui, mettiamo nel riquadrino, riquadrone. Andiamo nostra... avanti poi dopo? Con... No, gli altri... ce la leggi, finisci. Benissimo, allora abbiamo il nostro grande amico Sauro che dice: ciao carissimi amici e agli ascoltatori, ancora insieme che ci tenete compagnia finalmente con la Cocò. Grazie caro, a sabato, eh sì, e vi aspettiamo sabato, mi raccomando, dopo vediamo anche la ecco slide. La pubblicità. Elvira, buon pomeriggio. Nicola e Monica, bentornata, grazie Elvira. Va bene, allora siete pronti? Vi vedo, siete tutti pronti? Allora cosa facciamo? Vado io? Tocca a me? Cosa sì, dici? sì, vai tu. Io ho preparato una canzone del mitico Renato. Oh, io sono qua che t'ascolto. Ma sai che metto da comoda. Tempo che non la faccio questa qua? Qual è? A me piace tanto. Magari la faccio. Magari. Magari la faccio. Bella, un testo bellissimo. Ascoltatevela. A me la scena. Conoscessi, certo che non mi negheresti
due ali. C'è un gran disordine nella mente e solo tu mi potrai guarire. Rimani. Io sono pronto a fermarmi qui, il cielo vuole così, prendimi al volo e poi non farmi cadere più da questa altezza, sai, non ci si salva mai, mi ami. Grazie cari amici, grazie, bella, grazie. Bella questa canzone, bella, fantastica, sì, direi, sì. Il mitico Renato Zero. Sì. Allora, io lascio qua tutto acceso, do ancora la linea a te se vuoi finire di leggere, sì, i messaggi, così, sì, mi accingo a tornare bene, alla, bene, a, bene, al mio divano. Hai perso qualcosa? Io non sono come le conduttrici, mi metto qua, cerco le robe e perdo. Poveri noi, poveri, come i bambini, no? Quando li metti nel box con i, esatto, giochini, no? Tutto quanto, ecco, va bene, dai, io sono linea, qua. Allora, abbiamo detto, abbiamo letto Elvira, sì, e buon pomeriggio, ci saluta. Poi abbiamo Maio che ci sta guardando, un bacione Maio, muah! E poi abbiamo Vanna Turci, ciao, mentre vi ascolto sto spaparazzata al sole e è caldissimo. Ma veramente, Vanna, ho notato anch'io che la temperatura oggi è veramente primaverile, si sta benissimo, eh? Sul balcone uno si può mettere lì, però non prendere freddo, Vanna, mi raccomando, perché sai, sono tornato, quando sono c'è tornato, l'R, dicono, la conosci questa cosa qua, che quando c'è l'R nel mese è moscia, no, ma no, i nonni dicevano di quando non prendere il sole nei mesi dove c'è l'R, okay, no? Quindi marzo, aprile, febbraio, cioè iniziare da maggio, quindi da maggio, maggio, giugno, perché altrimenti il sole, luglio, agosto, fa male, cioè esporsi, perché comunque ci può essere l'aria maggio, fredda, maggio, giugno, luglio, agosto, basta. Sì, sarebbero i mesi più indicati, lo dicevano i nonni, insomma. Ma perché? Cosa? Perché? Perché logicamente la stagione è un po' incerta in primavera, dove c'è l'R, sono i mesi primaverili, e quindi la stagione essendo incerta, tu ti esponi, ti metti al sole, poi becchi un accidente, la cervicale. Dire, il mio detto, cara Cocò, ricordati sempre che la R del vicino è sempre più moscia. Ecco, andiamo ecco, quelle sono rivisitazioni by Nima. Andiamo ad accontentare le fans di Federica Cocco con una bella canzone, sì, che tra l'altro so che a te piace tanto, perché qual è, qual è? E la canti anche. Oh, che bella. Oh, straniero. Eccola qua. Dai. In viaggio con Nima ti porta in Basilicata dal 19 al 26 giugno presso i Giardini d'Oriente Resort di Nova Siri, Matera. Viaggio in Pullman Gran Turismo, trattamento in pensione completa con bevande e pasti, serate danzanti con ospiti, 680 euro a persona. Info e prenotazioni, Agenzia Viaggi Porto Franco 0522 9020 54 9020 19 oppure 0521 06 14 12. Ehi, non hai ancora prenotato? È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord,
Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissime novità, Peccato Mortale e Ballando con Maio. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. E come per magia, siamo, nous sommes tournés, si dice così? Nous sommes arrivés. Retourné. Tournée invece è in parmigiano. Girare. È in parmigiano. Tournée. Ragazzi, mi raccomando, perché oggi giornata ricca qui su Nima Radio TV, avete ascoltato questa mattina il Nima Show Live, e oggi Nima Show Live Special with Coco, e non la Coco, with Coco. La Cocco sarà mia ospite prossimamente. Dai. E questa sera alle ore 21, una mezz'oretta con l'amico Felice Tavernelli e la sua trasmissione Fischiettando, sì, che sta andando in, in onda su Teletricolore, una televisione qui della provincia di Reggio Emilia, ma noi la trasmettiamo sui social. Quanta bella carne al fuoco! Ma sì, giusto da fare una grigliatina, a me piacciono le costine, se le porti. Lui pensa sempre al mangiare! E infatti se vede. Allora cara, andiamo allora, con un'altra curiosità. Sì, ti faccio una domanda. Attenzione. Quando ti dico... Allora, ascoltiamo la musica, tu cosa pensi? La musica la ascoltiamo con che cosa? Con le cuffie. Ma no, con che organo ascoltiamo? Con le orecchie. Con le orecchie, quindi uno dice sentiamo... C'è qualcuno che l'ascolta con qualcos'altro, però, anzi no, che la fa con qualcos'altro perché è inascoltabile. E se io ti dicessi che la musica si può sentire invece con il fegato, con il cuore... Con i vari organi. Ma non il cuore, proprio con il cuore come organo, le vibrazioni, con la pelle. Con la milza. Io non posso stare fermo con le mani nelle mani. Ecco, parliamo così, c'è la parodia. Non posso essere seria che lui, niente, ve la leggo che facciamo prima. Allora ti do la tua telecamera così diventi... Ecco, via. Ecco, ritorna a Cesare Buonamici dal TG5. Pianta. Eccola qua, vai Coco. Terribile. Allora, sentire col cuore, la pelle e il fegato, come dicevo prima, si chiama Evelyn Glennie. Immaginatevela così. Quando è una giovane donna scozzese di 17 anni e vuole entrare alla Royal Academy of Music di Londra. Quindi questa ragazza piena di aspettative, no? E non vede l'ora di avere un talento e va a questa Royal Academy. Si presenta all'audizione e viene respinta. Il perché? Sai perché? Che è successo? Perché è sorda. Uno dice, vabbè, però insomma, se è sorda, voglio come dire, fa a suonare? Invece ragazzi è un prodigio questa donna, perché Evelyn ha perso l'udito che era una bambina, aveva solo 8 anni, lei allora dichiara a voce e testa alta ai commissari d'esame che la sua intenzione è quella di diventare una percussionista solista, quindi... Se il suo livello di preparazione è sufficiente per essere ammessa, le sue condizioni fisiche non devono rappresentare un ostacolo. Quindi lei è molto determinata, si sente uguale agli altri. Entra così alla Royal Academy. Ora è diventata la percussionista solista più famosa del mondo, ragazzi. Tiene concerti ovunque, ha vinto 3 Grammy, è stata nominata dalla regina Elisabetta, dama dell'eccellentissimo ordine dell'impero britannico. Suona con Bjork, Bobby McFerrin. Lei sente le note nel fegato, nel cuore e nella pelle. Sono curioso molto io però. Il mio vero obiettivo, dice, è insegnare al mondo ad ascoltare, perché quando ci ascoltiamo a vicenda, e questo è importante ragazzi, nella vita anche ascoltarsi, no? Sapersi certo. Ascoltare, non ci sarebbero le guerre se ci sapessimo ascoltare. Su questo lato, è importante, quando ci ascoltiamo a vicenda, è importante usare il nostro corpo come una cassa di risonanza. Lei suona scalza, così che può, lei dice suono scalza così che posso sentire dalla terra le vibrazioni. In pratica lei non sente i suoni nitidi come li sentiamo noi, però può lo stesso essere una bravissima musicista perché ha, diciamo, incrementato di più l'attenzione verso e con gli altri organi. Con le mani, ciao ciao, e con i piedi, con il cuore. Fermati lì però.
Oh, ognuno suona con però che bello, adesso noi scherziamo, però no, effettivamente. Ragazzi, queste donne qua sono delle persone che hanno comunque lottato, no? Perché la vita per loro non è stata semplice, esatto, e ciò nonostante, anche se, se la vita tante volte non ti sorride e ti mette comunque delle barriere davanti al tuo percorso, al tuo cammino, queste persone non si sono fermate, anzi. Bene, noi andiamo con un amico, perché domenica 27 marzo sì, al Tulipano di Parma si festeggerà un'altra domenica in musica, attendendo poi le serate di sabato sera. Certo. Se tutto va bene, noi il sabato sera, sabato di Pasqua, dovremmo essere lì a suonare. Staremo a vedere che cosa succederà, ma intanto vi ricordo l'appuntamento di domenica 27 marzo. Centro sociale Il Tulipano, via Bonomi 23 a Parma. Gradita la prenotazione al 345 98 799 32. I soci dovranno essere muniti di Super Green Pass, capienza massima 150 persone, e ci sarà per voi dalle ore 15 Davide Montali. Wow. È il nostro Julio Iglesias di Parma. A proposito, dal 31 di marzo termina l'emergenza sanitaria. Sì. Adesso c'è una discussione tra i gestori, perché sembra sulla che la capienza è venuta fuori una news dall'ANSA. Che ANSA. praticamente dicono che a partire dal 1° di aprile le capienze tornano uguali, cioè normali. Mentre invece il telegiornale non ha fatto altro che dire che dal 30 di aprile in poi via la mascherina e le capienze tornano normali. Ancora non si capisce una mazza, diciamolo. Non è molto chiaro. Diciamolo. Come diciamolo. Sempre le cose qua come sempre. Non sono oppure, mai chiare. Oppure come sempre ti dicono che poi per un anno non versare i contributi perché non hai giustamente lavorato, ti viene questa è fresca fresca, abbonato un anno e prima di andare in diretta ti chiama la commercialista. Ero ti presente dice, io. E ti dice che su 4 rate due le coprono e 2 invece devi pagarle. No? Eri un po' arrabbiato. Ma chi ha lavorato? Il problema è questo. Esatto. Chi ha lavorato? Poi uno dice, ma perché devo essere in regola? Se poi chi è in regola deve subire tutte queste cose? Esatto. Vabbè, andiamo quante avanti. Ingiustizie. Esatto, quante ingiustizie. Esatto. E poi aiutiamo gli altri. Io non sono contro l'aiuto a chi ha bisogno, però ne abbiamo bisogno anche noi, no? sì. Insomma. Andiamo va con l'amico Davide Montali, quando e nel blu dipinto di blu. Oh, una bella mix cumbia. Dai. Felice di stare con te in questo pomeriggio particolare. Felice che vedrete stasera. E felice lo vedrete anche stasera alle ore 21 su Nimarano TV con Fischiettando. C'è quello che sai. No, ragazzi, adesso, voi non vi rendete conto, no, averlo vicino è una roba. Allora, ascolta un po', no? Noi siamo qua che facciamo. Non sta fermo. Abbiamo fatto tante puntate del Nima Show di giorno, quando venivi anche sì, a trovarmi. Di notte. Di lunedì, anche. No, di sera, cioè, di notte. No, beh, andava a finire che era tardi. Vabbè, le 11, certo. Poi adesso questi appuntamenti pomeridiani, e poi su Nima Radio TV va in onda anche il salotto di Sabbath Vance, che lunedì ci sarà l'ultima puntata di questa stagione. Saluto l'amica Sabrina Bertolani. Ciao Sabrina. E poi abbiamo prodotto anche le ultime puntate appunto di Fischiettando. Arrivano 2 che non so chi sono, che si mettono a fare i dementi perché sono così. Uno che canta in finto inglese e l'altro gli fischia dietro, e tutto così a raffica, e vanno a finire a Sanremo. Cioè, le Iene li portano a Sanremo a fare i il contributo. La vita è tutta questione di bip, ho capito, con le mani, con i piedi, sì, no. Però comunque io preferisco dare qualità, poi dopo ognuno la pensa. Sai, non sempre la qualità propria paga, non esatto, sempre. Esatto. Tu vedi il trash che c'è adesso in TV. Esatto, a proposito, hai visto ieri la puntata di della pupa al secchione? No, quella me la son persa. Invece ho visto con piacere invece un pezzo dell'Isola, che mi è piaciuta. L'Isola. Beh, ma quello piace perché secondo me è l'ambiente, che... E c'era praticamente un post, io riporto quello che ho visto con i miei occhietti, non l'ho scritto io, andate pure a guardare. Ti riferisci a ieri? No, a questa trasmissione. Ah, okay. Appena terminato un programma per dementi, cioè Grande Fratello, ne inizia un altro per
sì, lasciamo stare. Per ritardati, il pupo del secchione, e poi per a seguito c'è l'isola dei famosi per, vabbè, lasciamo perdere. No, la cosa strana, sai cos'è? È il trash, vedi? È il trash, che non capisco il perché. Allora, se tu... Allora, è come il gatto in tangenziale, no? Esatto. È questa cosa, io lo dico sempre, no? A volte la mente umana... No, proprio ti faccio un esempio. A volte la mente umana è attratta dall'orribile, dall'orripilante. Tu facci caso, quando vedi un gatto spiaccicato per strada, no? O su una tangenziale, non ti viene da guardarlo... Sì. Cioè, di solito viene da guardarlo, ma anche se sai che c'è tutta roba lì, così, però un occhietto glielo butti. Ma che begli argomenti, ma questo così, pomeriggio. È la stessa cosa per i programmi TV, trash. Allora, io dico, no? prendiamo l'esperienza passata di Barbara D'Urso. Le sono state chiuse due trasmissioni perché c'era troppo trash. E poi? Ne arriva a farne un'altra che è peggio che le prime due. Fatti. Ma io mi chiedo, ma questo editore? Ma non lo so. E poi snobbano il nostro settore. Ma una bella trasmissione, che sia Nima Show, che sia un altro di altri colleghi, meglio Nima Show, però... Una bella trasmissione al posto, che ne so, di Forum. Così stiamo insieme su Canale 5 con le musiche. Ma sai che bello? Sarebbe bello, no, davvero, però è utopia. Ma vabbè, Canale 5 forse ho detto tanto, vorrete 4 basterebbe. Ascolta, andiamo con un altro appuntamento? No, andiamo con un altro tuo articolo. Sì, ho cambiato la pagina. Bene, bene. Cambiamo la pagina. Ti sei fatta male? A te la parola. Ecco qua, tutto improvvisato. Allora... Lei è Esther Bubley, grande fotografa, nasce a Phillips nel Wisconsin da genitori immigrati ebrei dall'Europa orientale. È una bambina curiosa, silenziosa e intelligente. Stiamo parlando di una giovane donna che si appassiona alla fotografia, cerca lavoro in un laboratorio fotografico, con quel che guadagna e una borsa di studio riesce a frequentare il programma di fotografia di un anno al Minneapolis College of Art e a 20 anni si trasferisce a Washington. Non spaccare niente te, eh? Sa cosa vuole e non si ferma al primo ostacolo. È un problema trovare lavoro come fotografa, però, perché le donne che fanno questo mestiere erano ancora pochissime e sono ancora pochissime. Se ci pensiamo, sono poche le donne fotografe. Allora cosa fa? Prova a New York, ma ancora niente. Poi nel dicembre 1941, quando gli Stati Uniti entrano in guerra, il mercato del lavoro improvvisamente si apre per le donne. Esther comincia a lavorare come freelance. È brava, davvero brava, e i lavori fioccano. Diventa fotografa per la rivista Life, ma anche per Ladies Home Journal, Children's Bureau, UNICEF, Pepsi Cola International e Pan American World Airways. È stata la prima a vincere un premio nella divisione internazionale di Photography Magazine e i suoi lavori sono stati esposti al MoMA. Ragazzi, non è poco, i suoi scatti sono vivi, vita quotidiana, niente pose, come piacciono a noi. Ci ha lasciato un archivio splendido che documenta la vita americana del Novecento, quindi nella semplicità dei suoi scatti. Insomma, è diventata famosa questa donna. Hai capito, l'amica? Io sono stato 4-4, zitto, sono ritornato qui alla mia postazione ed eccoti qua al mio fianco. Bene, cosa ci fai ascoltare? Ma ho pensato di cantarvi una canzone che a me piace tanto. L'ho conosciuta grazie agli amici delle Marche quando facevamo appunto la trasmissione. Vado a liscio e direi di dedicare a tutti gli amici delle Marche, ma non solo, Artista di strada. Eccola qua. A pochi passi da qua c'è una fontana. Fiotto ogni giorno da una vecchia canzone e tutta intorno la gente
silenziosa sta ad ammirare un uomo e quello che fa. Gioco di ombre leggere che sa di mistero, lingue di fuoco e petrolio riempiono il cielo. Tra lunghi applausi e sorrisi lui ringrazierà gli occhi incantati di un bimbo che sognano già. Artista di strada, raccontami della tua vita, di come cammini sui vetri con semplicità e come riesci ad entrare dentro ogni cuore e non cadere mai. Dimmi come si fa. La tua eleganza non è una giacca d'argento, ha un sangue nobile che ti scorre dentro, è un riflettore, un sipario, è la tua realtà, ma un marciapiede, un lampione, la gente che va. Artista di strada, raccontami della tua vita, di come cammini sui vetri con semplicità e come riesci ad entrare dentro ogni cuore e non cadere mai. Dimmi come si fa. Semplicità e come riesci ad entrare dentro ogni cuore e non cadere mai. Dimmi come si fa a non cadere mai. Dimmi come si fa. A pochi passi da qua c'è Nicola Marchese. Gran finale. Bella. Grazie. Leggiamo qualche messaggio nel frattempo. Leggiamo qualche messaggio. C'è tanta strada da fare. Sì. Allora. Dunque, complimenti. E la nostra Perla Grigio, l'ho già letta, che dice: create dipendenza, avete creato dei tossicodipendenti. Nicola Cocò. Addirittura. Abbiamo creato dipendenza, vedi? Grazie, cara, un bellissimo complimento. Di più non ci sarebbe. Poi salutiamo i nostri amici collegati. Luca che dice: vi saluta tanto la Deborah. Luca, noi dobbiamo conoscerla questa tua amica. Faccela conoscere, dai. Magari chiamala, esatto, qualche serata, che così viene a sentirci. Sono curioso. Ma anch'io tanto. Soprattutto, sì. Ma lavorate lì dove siete, no? Perché ci guardano sempre. Beh, ma no, sai, magari ci sono degli attimi in compagnia, di pausa. Sì, poi la nostra Vanna che ci tranquillizza perché dice: sì, sono al sole, però ho messo il cappellino in testa. E quindi, capito? Quindi è tranquilla anche Siamo lei. Siamo tranquilli. Bene. Ecco. Diamo il nostro appuntamento di sabato sera. Certo. Manca poco.
giusto due giorni, sabato sera torniamo al Bismantova a Cattelani. Fate ancora in tempo, però. Assolutamente. A prenotare. Sì. E soprattutto, ragazzi, mi raccomando, perché saremo in quintetto alla batteria il nostro caro Demis e al sax e clarino l'amico Daniele, che era venuto anche a Casal Grande. Circolo Arci Bismantova Cattelani, Reggio Emilia, via della Canalina 19/1. Info prenotazione al 347 96 85 142. 329 056 1079. Mi raccomando, partecipate numerosi. Quando? Sabato 26 marzo. Ovviamente solo ballo. Sì, non c'è cena. Non a differenza di sabato scorso, che era a Cabriago, avevamo esatto. La cena. Io ho preparato qualcosa che cantiamo insieme. Cosa dici? Sì, dai, non facciamo i timidi. Dai. Musica e parole, tutta per voi. In viaggio con Nima ti porta in Basilicata dal 19 al 26 giugno presso i Giardini d'Oriente Resort di Nova Siri, Matera. Viaggio in Pullman Gran Turismo, trattamento in pensione completa con bevande e pasti, serate danzanti con ospiti, 680 euro a persona. Info e prenotazioni, Agenzia Viaggi Porto Franco, 0522 9020 54 9020 19 oppure 0521 06 14 12. Ehi, non hai ancora prenotato? È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissime novità, Peccato Mortale e Ballando con Maio. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. Cercami! Eccoci qua, cara! Perché sì, all'accento è romagnolo. Ma no, intanto voglio salutare l'amico Mimmo Mirabelli, che tra l'altro ho visto recentemente qualche sua foto, che era a suonare in un locale qui vicino con l'amico Roberto Polisano. Dai. Salutiamo. Ciao, caro Mimmo Mirabello. Bene. Cosa facciamo? Io ho tante cose da fare. Ci mancano 25 minuti, ci sono delle canzoni da fare. Leggiamo le notizie. Sta già arrabbiando. No, assolutamente, però abbiamo ancora due curiosità da leggere. Va bene, allora andiamo. I messaggi dopo. Esatto. Allora, questo bell'articolo che viene intitolato, diciamo, è stata musica. Gli occhiali. È stata musica perché? Perché? Adesso lo scopriremo. Estate, allora, musica? No, è stata musica, okay, il titolo, perché dopo viene ripresa questa, frase qua. Molto bonito. Lei è Zainab Dosso, la donna più veloce di Italia. Za, la chiamiamo così per far prima, ha 22 anni ed è nata in Costa d'Avorio. Il padre è arrivato in Italia nel 2002 e raccoglieva frutta e verdura a Napoli. Poi si è spostato con un gruppo di compaesani a Reggio Emilia, pensa Nicola, proprio qua vicino. La moglie l'ha seguito e fa le pulizie. Quando lui chiede la cittadinanza italiana, Za, la figlia, dice: avevo già cominciato a fare atletica ma non potevo partecipare ai raduni federali. La vittoria di Marcel Jacobs è stata una spinta forte. In Giappone ero una riserva, ma dentro di me è successa la rivoluzione, dice. Da quel momento non penso più in piccolo, ambisco alla finale contro americane e caraibiche. La sua figura ispiratrice qual è stata? Serena Williams, perché non conosce limiti. Quando è una bambina comincia a correre e batte tutti i suoi compagni maschi. Cresce e comincia a fare dei tempi pazzeschi, solo che per tutte le giovanili i miei tempi, dice Za, restavano nascosti, non avevo la cittadinanza e quindi non facevano statistica. In una intervista di Giulia Zonca sulla Stampa, la giornalista chiede: Za, ricordi il giorno in cui sei diventata italiana? E lei, sorridendo, dice:
è stata musica. L'ho saputa a scuola e volevo dalla gioia ballare, cantare, non potevo stare ferma, impazzita. Beh, dai, allora un buon proseguimento a questa grande atleta, che se lo merita tutto il successo che ha avuto, perché anche questo è dopo tante lotte. Questo ti fa capire che abnegazione servono nella vita, come diceva il grande Checco Zalone. Abnegazione. Bene, vado a cantare questa canzone richiesta dalla qui presente Cocò. A me piace tanto, Nico. Perché ti piace tanto. Mi allora piace tanto. Un grande Antonello Venditti, sì, con Dalla pelle al cuore. Ma la canto io. Se no posso cantare qualcos'altro. Povero gabbiano, no! Non lascio stare il gabbiano, fammi Dalla pelle al cuore, che è troppo bella, troppo. Ma sei sicura che non vuoi il povero gabbiano? No, il gabbiano lasciamolo stare. Andiamo. Oh, che bello. Povero gabbiano. Pianta, lascia stare il gabbiano, impegnati. Il sesso fa partire, l'amore fa tornare da te, e dalla pelle al cuore, che adesso sto davanti a te. So che mi perdonerà. Mi devi perdonare. So che tu ce la farai. E dalla pelle al cuore, che devo ritornare. Senza più parole, senza farti male. E dalla pelle al cuore, e tu lo capirai. Solo da uno sguardo tu lo scoprirai. Non cerco comprensione e lacrime che tu non hai. È stata un'emozione che mi ha rubato l'anima. Dolcissimo mio amore, e non mi ha fatto vivere. Si apre il tuo portone, e adesso sei davanti a me. E dalla pelle al cuore, che devo ritornare. Senza più parole, senza farti. E dalla pelle al cuore, e tu lo capirai. Solo da uno sguardo tu lo scoprirai. Mi perdonerà, mi perdonerà. Mi devi perdonare, sai. Mi perdonerà. Che devo ritornare, senza più parole, senza farti male. E dalla pelle al cuore, e tu lo capirai. Solo da uno sguardo, tu lo scoprirai. Mi perdonerà, mi perdonerà. Perdonerà, mi devi perdonare, sì.
sai. Mi perdonerà. Mi perdonerai. Nicola Marchese. Grazie amici, grazie, grazie a tutti, grazie. Bella. Per questo fantastico veramente momento. Allora, mi è venuto un po' così da parlare alla Cristiano Malgioglio. Prepariamo altri messaggi che io arrivo da te, sì, cara. Sì. Guardiamo se ci sono innanzitutto. Allora, guardiamo ecco, un attimo. Vai. Perché sai che il mio telefono. Allora, eravamo rimasti a Luca. Poi abbiamo un sacco di gente qua che guarda, però non scrivo. No, Francesca. Francesca Leoni, ciao Nicola e Monica, sono Francesca da Parma, ho il tunnel carpale alla mano destra, mi dedichi una tua canzone. Oh, povera, mi dispiace, Francesca, mi raccomando, rimettiti alla svelta. Mi sa che il tunnel carpale però si risolva con l'operazione. Il tunnel carpale, se c'è una canzone che serve per farlo passare, noi la facciamo. Il tunnel carpale. Lo proviamo? Non so, qualcosa che riguarda un tunnel. C'è una canzone che riguarda... pensiamo, poi te la dedichiamo. Lascia perdere che sta luce in fondo al tunnel, si fa fatica a trovarla ancora. E poi la Roberta che dice quante emozioni mi dà questa canzone, siete sempre unici. Francesca che dice cantate bene, vi faccio tanti complimenti, bella la canzone, e Perla che dice e vai bravo con un sacco grazie, di no, cara, grazie, e grande grazie. Nicola, insomma tutte le manine che applaudono, un trionfo. Andiamo con la tua canzone, vediamo se riusciamo a far passare sto tunnel carpale alla nostra Francesca. Ma avete notato qualcosa qua in studio, che qualcosa è cambiato? Qui? Al di là del vestito della nostra Cocò e della mia giacca? Ma qualcosa è cambiato, pensateci, e intanto arriva Because the Night. Ah, tutta per te. Ma non dovevi dirlo tu che cosa è cambiato? No, dico che cosa è cambiato. Esatto. Stavo cercando di capire. Niente, hai fatto solo così, va bene. Vabbè. Take me now, baby, here is I am. Pull me close, try and understand. Desire is anger, is the fire I breathe. Love is the banker, wet your feet. Come on now, try and understand. The way I feel when I'm in your hand. Take my hand, come on under. Belongs to lies. Because the night belongs to love. Because the night belongs to us. Have I doubt when I'm alone? Love is the rain, the telephone. Love is an angel, disguise is less. Hear no bad until the morning comes. Come on now, try and understand. As the sun descends, they can't touch you now, can't touch you now, can't touch you now. Because the night belongs to lover. Because the night belongs to lust. Because the night belongs to lover. Because the night belongs to us. We dove the vicious sequester and burn. Without you I cannot leave. Forgive the yearning burning. I believe it's time to reel, to feel. So touch me now, touch me now, touch me now. Because the night belongs to lover. Because the night belongs to us. Because the night belongs to lover. Because the night belongs to us. Because tonight.
Ebbene sì, perché la notte, perché noi viviamo di notte quando ci lasciano andare a suonare. Per fortuna che al momento, dai. Ti è passato il tunnel carpale. Ti è passato il tunnel carpale, Francesca. Andiamo con l'ultima curiosità di quest'oggi. Sì, dai. Ormai il tempo stringe. Il tempo stringe, davvero. Ma vola, con voi vola. Al prossimo mercoledì. Tra l'altro, martedì 29 saremo ospiti dalle 16 alle 17.30 su Radio Vetrina. Sì, salutiamo il nostro caro amico Riccardo. E pertanto ci potrete vedere anche lì. E in più dopo il mercoledì torniamo qua con il nostro pomeriggio. Ultimo appuntamento, sì. Poi chissà per un futuro. Poi vediamo magari. Vedremo in base agli appuntamenti che ha in agenda la nostra Se poi continuate a volerci, noi ci siamo. Ecco, perfetto. Andiamo allora, a leggere. Vai, cara, vai. Questo articolo si intitola Auguri Matilde. Allora, auguroni. Stiamo parlando di lei, Matilde Montova. Montova. E oggi compirebbe 163 anni. Mamma È stata mia. La prima donna messicana a laurearsi. Stiamo parlando nel 1887, quindi insomma non era facile. Matilde è una bambina fortunata perché la madre la istruisce e la sostiene nello studio in tempi in cui quasi nessuna madre aveva la forza di farlo. È anche una bambina straordinariamente intelligente, tanto che impara a scrivere e a leggere a 4 anni, pensate, a 4 anni. E a 11 è già pronta per accedere alle scuole superiori. A 13 anni Matilde supera il test ufficiale per diventare insegnante di scuola elementare, ma è troppo giovane per farlo. È già una giovane donna quando decide di scrivere. Quindi anche qui. Una lettera al presidente del Messico, Diaz, chiedendo il suo intervento. Il presidente l'aiuta, offrendole anche una borsa di studio, ma l'università continua a ostacolarla in ogni modo. Lei allora non si arrende e scrive di nuovo al presidente del Messico, che stavolta fa in modo che venga varata una legge per consentire alle donne di studiare medicina. Solo così l'università, dai vertici misogini e sessisti, non la ostacolerà più. E nel 1887 Matilde Montoya si laurea. Il giorno della discussione della sua tesi c'è anche il presidente Diaz a sostenerla. Ragazzi, il caso di dire chi la dura la vince. Capito, esatto, Nicola? Esatto, sempre così. Bisogna perseverare. Dal mio angolino del piano bar sono pronto per regalarvi l'ultima canzone per quanto riguarda il momento live, dopo saluteremo con un altro brano e ho scelto Il cerchio della vita. Oh, questa bella canzone rivisitata da Pietro Galassi in un suo concerto estivo. Eccola qua, io ve la regalo. È un bel giorno ti accorgi che esisti, che sei parte del mondo anche tu, non per tua volontà, e ti chiedi chissà siamo qui per volere di chi. Poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu e ti basta così, ogni dubbio va via e perché non esistono più. È una giostra che va, questa vita che gira insieme a noi, si ferma mai, e ogni vita lo sa che rinascerà in un fiore che fine non ha.
poi un soffio di vento ti sfiora, e il calore che senti sarà la forza di cui hai bisogno, se vuoi resterà forte dentro di te. Devi solo sentirti al sicuro, c'è qualcuno che è sempre con noi. Alza gli occhi e se puoi tu vederlo potrai, e il perché svaniranno nel blu, è una giostra che va, questa vita che gira insieme a noi e non si ferma mai, e ogni vita lo sa. Che fine non ha. Gracias, gracias, gracias. Nicola Marchese! Grazie, grazie mille. E tra poco dobbiamo salutarci, cara Cocò. Siamo quasi pronti. Mi dispiace. E beh, è già arrivata l'ora. È già arrivato il momento? Pronta con altri messaggi? C'è qualcuno? No, per il momento no, no. Direi di... No, sì, 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 la nostra amica Roberta che dice grande Nicola, grande Monica prima riferito a Because the Night, stupenda voce. E sempre Perla che dice bravo, grazie. Il mio pubblico, il mio amato pubblico della mattina, direi. Vedi caso, che si è trasferito al pomeriggio anche. Esatto, beh, così teniamo compagnia. Dai. Ormai siamo quasi in chiusura, abbiamo raccontato qualche storia, storia che basta dire che nella vita ci vuole... Tenacia, perseveranza, tenacia. Mai arrendersi. Testardaggine. Esatto. Una cosa però oggi non hai fatto. Cosa non ho fatto? Non hai salutato le amiche scimmie. Ragazzi! A mercoledì prossimo, io vi aspetto domani con una bella puntata del Nima Show Live dedicato alla cucina. Sì, saranno con bellissimo. Noi lo chef maionese con rapanello. Si sa già la ricetta? Sì, è una salsa piccante ma molto particolare che spiegherà il nostro sì, Daniel. Sì, 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 dai. Bye. Non spoileriamo. Ciao Cocò. Ciao Nicola, grazie. Ce ne andiamo ad Oriente, cosa dici? Andiamo ad Oriente, dai. Ma sì, sì, dai. Andiamo, dai. Ciao. Andiamo. Ciao, grazie.